Dopo le prime tre, altre quattro misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta antidroga a Porto Empedocle, cosiddetta Supermarket. Altri sette indagati in Cassazione. Lo scorso 30 maggio il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha risposto no alla richiesta di misure cautelari da parte della Procura a carico di 29 indagati per spaccio di droga a Porto Empedocle. Le indagini sono state avviate dalla polizia nel 2014 e a conclusione la sostituto procuratore Antonella Pandolfi ha proposto la custodia cautelare in carcere per 19 indagati e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri 10. Il giudice Alfonso Malato ha risposto no perché, come ha motivato, a distanza di 2 anni non ricorre più il pericolo di reiterazione del reato. Poi, invece, il 27 giugno successivo, il Tribunale del Riesame ha parzialmente accolto il ricorso della Procura di Agrigento contro le mancate misure cautelari e i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle, coordinati dal vicequestore Cesare Castelli, hanno arrestato ai domiciliari Loredana Prisma, 42 anni. E poi ancora, il 25 luglio scorso, il Tribunale del Riesame, a fronte delle 29 misure cautelari proposte dalla Procura di Agrigento, ne ha accolte parzialmente 13. E in particolare, Andrea Amato, 47 anni, in carcere, e così anche suo figlio Rosario Amato, 28 anni. Invece, obbligo di dimora a Porto Empedocle per un altro figlio di Andrea, Emanuele Amato, 21 anni. E poi obbligo di dimora per Giuseppe Baglio, 38 anni, per Antonio Sorce, 21 anni, per Federico Alaimo, 31 anni e per Alfonso Alongi, 32 anni. E poi obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Luigi Pulsiano, 22 anni e per Antonio Sacco, 21 anni. E poi arresti domiciliari per Stefano Filippazzo, 43 anni. Ebbene, 2 dei 13, Luigi Pulsiano e Antonio Sorce, non sono ricorsi in Cassazione e, pertanto, Pulsiano in obbligo di presentazione e Sorce è in obbligo di dimora. Gli altri 11, invece, tramite i loro avvocati, si sono rivolti alla Cassazione, che ha iniziato a trattare i ricorsi e ne ha dichiarati non ammissibili 4. E dunque, Andrea Amato e il figlio Rosario Amato sono stati ristretti in carcere. E poi Giuseppe Baglio ed Emanuele Amato sono in obbligo di dimora. Secondo quanto scoperto dalla polizia, la casa degli Amato a Porto Empedocle, nel quartiere dell'Altipiano Lanterna, sarebbe stata un luogo di riferimento per la compravendita di dosi di droga. Ed ecco perché l'inchiesta è stata battezzata Supermarket. Gli investigatori hanno contato fino a 50 cessioni di stupefacenti al giorno, anche a minorenni, tra marijuana, hashish e cocaina. Il tutto reperito a Palermo tramite corrieri in viaggio ogni settimana verso i fornitori.